Liberi.tv, Riccardo Cristiano, non a marcia internazionale per la libertà dei popoli oppressi e delle minoranze. In mia compagnia Claudio Scaldaferri, militante radicale da anni e che appunto è qui oggi per sostenere questa marcia di libertà e di speranza, direi io. Perché è importante per te essere qui? È importante perché durante tutte quante le marce in tutti quanti questi anni, io ne ho saltata solo qualcuna all'inizio, la persona e quindi i diritti delle minoranze in un paese, nel mondo, ne abbiamo sempre avuto come riferimento il rapporto alla libertà dal bisogno e quindi ad estendere, come dire, i diritti economici che sono stati e continuano a essere sempre più chiusi, perché le contraddizioni adesso di questa crisi della globalizzazione avrebbero dovuto come dire, essere il corso nel quale in passato appunto l'idea, il concetto di minoranza sarebbe dovuto essere stato messo in un ambito di ricerca, quindi la minoranza e quindi i diritti negati sono mari anche nei paesi sviluppati, nei paesi pieni di ricchezza, per poter permettere alla gente di ragionare attorno ad economie alternative e quindi ad un benessere che deve essere ripensato anche e soprattutto nel corso che ci ha portato con tante tappe di violenza appunto alle giornate, alla standard di giornate che viviamo. Oggi difendere i diritti significa confrontarsi con una partecipazione e quindi con un lavoro e con una difficoltà giornaliera che è diventata estranea all'abbondanza nella quale il benessere materiale ha significato e significa appunto le nostre giornate, e aprire un percorso di questo tipo significa rimettersi in discussione, a cominciare da come ogni giorno appunto guardiamo gli altri senza interrogarci attorno a quei parametri che hanno visto e che vedono le comodità che dovrebbero essere sostituite viceversa dalla comodità di un altro e diverso conflitto, dalla ricchezza di un altro e diverso conflitto. Perfetto, ringraziamo Claudio Giuseppe Scaldaferri, la marcia è appena partita, quindi ci aggreghiamo alla marcia e auguriamo a Claudio Giuseppe Scaldaferri una buona marcia internazionale per la libertà. Grazie.